Ciao a tutti, benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato. Quante volte avete sentito un politico ritrattare quello che aveva detto? Perché molto spesso, nell'era soprattutto dove tutto quello che dici è offensivo, è molto facile che magari una frase non felicissima trovi subito, diciamo, lo scandalo, il malcontento, la polemica, e quindi ogni tanto il politico se ne viene fuori dicendo: no, ma non intendevo questo, sono stato preso fuori contesto, era una metafora, non era quello che volevo dire. Ma questo non succede sempre e soprattutto non succede per tutti, perché alcuni politici non hanno bisogno di ritrattare, perché quello che dicono non crea scandalo, anche quando usano parole di odio, anche quando incitano alla violenza, perché mi è stato insegnato dai buoni, da quelli che hanno sempre qualcosa, la lezioncina morale da darti, che le parole di violenza sono esse stesse violenza. Bisogna stare attenti, soprattutto un politico deve stare attento, misurare ogni singola lettera. Neanche ogni singola parola, ogni singola lettera di quello che dice, perché altrimenti, se succede qualcosa, è lui che fomenta l'odio, fomenta la violenza. Insomma, bla 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 bla. Ma forse non vale per tutti. Forse per qualcuno, quelli che hanno la tesserina giusta, la tessera del partito giusto, allora è meno scandaloso. Stiamo a sentire cosa succede in un dibattito televisivo negli Stati Uniti d'America, che a breve ci sono le elezioni di mezzo termine, dove quindi verranno scelti i senatori, eccetera, non il presidente degli Stati Uniti, e c'è un dibattito fra due rappresentanti, scusatemi, balalocchio, mi balaloccio, fra due rappresentanti che corrono in Ohio per il seggio in Senato in Ohio. Due rappresentanti, ovviamente, in America, due partiti, uno repubblicano, l'altro democratico. Sentiamo cosa dice Tim Ryan, senatore, in corsa per il Senato, rappresentante del Partito Democratico, quello delle lezioni morali, quello dell'inclusione, quello contro la violenza, anche le parole violente, mai e poi mai. See, you said Americans need to, quote, kill and confront the extremist movement within the GOP. In the past, you. Allora, il presentatore gli dice: lei su MSNBC, che è un'altra televisione schieratissima, lei ha detto che bisogna uccidere il movimento all'interno del Partito Repubblicano. Uccidere, ma lei in passato aveva condannato Donald Trump per una retorica che incita alla violenza. E non è questo il linguaggio che lei ha appena usato su MSNBC, su un'altra televisione, simile a quello che lei condannava di Donald Trump? In realtà peggiore, perché io non ho mai sentito Donald Trump, bisogna ammazzare qualcun altro, eh? Mai sentito? Il populista, mai. Movement, kill and confront the extremist movement of which JD Vance, unfortunately, is a part of. Allora, che meraviglioso. Dice: no, io ho specificato che bisogna uccidere e opporsi al movimento di cui sfortunatamente il mio antagonista fa parte. Cioè, quindi prima ha detto no, io usavo una figura retorica, ma lui è all'interno di quella roba lì. Cioè, è incredibile. Cioè, alla faccia non si rende neanche conto. Cioè, lui non è che lascia, lui raddoppia. Lui dice: sì, l'ho detto, e lui è uno di quelli. Cioè, e poi aspetta, perché ovviamente non ha finito. Non ha finito, ve la faccio sentire tutta. Who says that the President of the United States is intentionally trying to kill people with fentanyl? Chi è che ha detto che il presidente degli Stati Uniti sta provando a uccidere la gente col fentanyl? Questa è la polemica che fanno i repubblicani, perché avendo fatto entrare milioni, quasi 3 milioni di immigrati clandestini, ovviamente tutta la droga illegale e l'invasione enorme di droga illegale a basso costo che c'è negli Stati Uniti d'America arriva tutta da lì. Quindi i repubblicani dicono: guardate che
le vostre politiche stanno uccidendo. Poi qualcuno avrà detto anche il presidente stesso con questa politica sta facendo morire i giovani. Chi dice che le elezioni sono state rubate? Chi è che va in giro col governatore della Florida, Ron DeSantis, il quale è cattivissimo, vuole addirittura bandire i libri? Stessa cosa che fa la sinistra, fra l'altro. Ricordiamoci che anche a sinistra vogliono bandire, bruciano libri un giorno sì e l'altro anche. Se ne va in giro con Lindsey Graham che vuole bandire l'aborto a livello nazionale, che è in assoluto se ne va in giro con Marjorie Taylor Greene, che è in assoluto la più pazza dei politici americani. Questo è un gruppo di persone pericolose. Quindi lui ha detto: bisogna uccidere il movimento. Chi fa parte del movimento? Il suo antagonista, questo qui che si chiama J.D. Vann, mi sembra qualcosa del genere. Marjorie Taylor Greene, Donald Trump. Cioè lui fa la lista delle persone. E nessuno che dice: ma questo va internato immediatamente. Dov'è tutti i discorsi sulla politica che deve essere una cosa alta? La violenza è. Niente, non vale più niente. Se lo fanno loro, va sempre bene. Non esiste una sola regola che si applica anche alla sinistra. Mai, da nessuna parte. Non esiste in America come non esiste in Italia, dove da 3 mesi si demonizza chiunque, sia un politico di centrodestra, chiunque voti a destra, chiunque non abbassi il capo e dice: hanno ragione loro. Sempre e comunque. È ora di finirla. Com'è possibile che io non ho visto sulle prime pagine di tutti i giornali italiani che quando succede qualcosa in America, se è colpa di Trump, sono tutti a metterla in prima pagina? Qualcuno che dica: in America il Partito Democratico incita la gente ad ammazzare i loro avversari politici. Non l'ha scritto nessuno. Dov'è Mentana? Dov'è il Corriere? Dov'è Repubblica? Dov'è la Stampa? Dov'è il Messaggero? Dove siete? Cari buonisti, teorici della non violenza, dove siete? Venite fuori per piacere. Mettetemi un commento qui, scrivetemi voi come la pensate, perché io veramente non sopporto più l'ipocrisia totale che regna nei media. È una cosa vergognosa. Non è solo questione di questo politico, è questione di tutti quelli che non lo prendono a pesci in faccia sui giornali. È quello il vero problema. Che lui qui stia delirando dicendo: vabbè, sì, bisogna ammazzare la gente. Usi il termine ammazzare con una tale leggerezza. Se poi venisse criticato, beffeggiato, ostracizzato dai suoi stessi giornali, io non avrei problemi, direi: beh, quantomeno sono coerenti. Il problema è che la parola coerenza è morta, caput, nada, nicht, finish, fertig. Va bene, se vi è piaciuto questo video, vi ha dato qualche spunto di riflessione e qualche informazione interessante, come sempre vi invito a condividerlo per far girare un po' di notizie anche fuori. E magari qualcuno inizia a ragionare sul fatto che le cose non funzionano benissimo. Detto questo, ci vediamo al prossimo video. State informati. Ciao!